Buona serata, ben ritrovati con Molise Sport. Giovedì alle 21, replica venerdì, sia la mattina del venerdì alle 11 che alle 16 del pomeriggio, naturalmente del venerdì. A fine mese faremo due puntate non di giovedì ma di mercoledì, poi ve ne parlerò nelle prossime puntate, quindi anticiperemo a mercoledì 23 dicembre e a mercoledì 30 dicembre, per non andare in onda ovviamente la vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno. Allora, tanti gli argomenti, tanti gli ospiti, molti in studio, alcuni collegati via Skype, e quindi una puntata anche questa sera da non perdere. Ringrazio ovviamente voi che ci seguite, un saluto a Gianluigi Meale che ci segue in streaming sempre da Vasto e ovviamente un ringraziamento a tutti coloro che si alternano il giovedì sera in questo salotto sportivo e non solo sportivo. Paolo Cardone, fotografo. Grazie Paolo. Grazie a te Francesco per l'invito e grazie a voi tutti che siete dall'altra parte della telecamera. Siamo qui. Mi hai fatto sorridere Paolo. Paolo è un grande fotografo di esperienza. Salutiamo anche Mauro Di Salvatore, col quale abbiamo scherzato su Certo. Facebook in questi giorni, no? Tu hai Sì. messo un post e hai detto vado a Molise Sport per fare la palla. Sì, lo confesso, anche perché, ripeto, io alle 9 massimo sono già al primo sonno la sera, quindi Fai un'eccezione, dai, dormo fai presto e un'eccezione. mi sveglio, quindi stasera è stata una Fai grande e un'eccezione, bella fai cosa, voglio un'eccezione. dire. E sono contento di essere qui. Poi il fatto di essere sui social, ecco, ci accomuna un po' con tutti noi amici, fotografi e colleghi. E poi essendo in una piccola comunità come Campobasso, ci si conosce un po' tutti, è bello. Se prima si spettegolava per il corso o la facciamo tramite il web, la sostanza è quella. Soprattutto durante diciamo, la pandemia. Soprattutto durante la Allora, pandemia. ci raggiungerà in corsa Gaia Gorini, play guardia della Molisana Magnolia Campobasso. Intanto, Paolo, voi, parlo della vostra categoria, dei fotografi, siete ancora, stavo per dire di nuovo, non so se tra un periodo e l'altro, tra un No. lockdown totale e questo lockdown parziale avete lavorato. Siete ai box e quindi continuano per tanti fotografi come te i momenti di difficoltà. Allora, siamo in fascia protetta, quindi non posso esternare sinceramente il mio pensiero. Non lo siamo alle 21, però è meglio Posso? è Ok, meglio che perfetto. non lo esterni. Diciamo che la nostra categoria è rimasta ferma perché diciamo il lockdown è iniziato a febbraio e per cui noi iniziamo a lavorare generalmente verso aprile, noi intendo noi matrimonialisti, noi che lavoriamo con le cerimonie, soprattutto matrimoni perché è quello che facciamo qui in provincia soprattutto. E niente, quindi il lockdown ci ha bloccato, dopodiché tutti gli appuntamenti di quest'anno sono stati spostati ad aprile, almeno per quanto mi riguarda, ad aprile 2021. In questo lasso di tempo ci giriamo i pollici. La fortuna è che faccio comunque un lavoro che amo, quindi anche il fatto di non lavorare per andare in giro a far foto diciamo, mi permette di non deprimermi in questa situazione. Che ami fare foto, lo si intuisce e l'ho intuito anche dal fatto che sei arrivato qui prima che il buon Luigi Putalivo, che ringraziamo, ringrazio anche Vincenzo Cicconi, ci microfonasse, hai fatto un po' di foto anche in studio qui, quindi sempre la macchina fotografica con te. Prima di vedere diverse foto, di vedere anche una clip che abbiamo realizzato con delle tue foto, volevo chiederti Paolo, innanzitutto, ecco, rientrate nei vari decreti ristori. Allora, per quanto mi riguarda, io sono un caso particolarmente sfortunato, no, ma non voglio fare il discorso mio personale, perché non sono riuscito a prendere nemmeno i contributi, i famosi 600 euro dell'INPS, comunque lasciamo perdere, ma anche quelli non servono assolutamente a nulla, perché comunque gli affitti,
sono stati, diciamo, gentili con noi per i primi 2 mesi del lockdown, però poi hanno giustamente chiesto i soldi. Però, ripeto, la nostra categoria è ferma, quindi si campa con i lavori passati o si campa anche con le pensioni dei genitori, cosa che magari farlo a un'età adulta non è piacevole, sinceramente. Sicuramente. Parlammo della vostra categoria anche con Nicola Paolantonio, certo. Questa trasmissione non era in studio, c'era il lockdown totale, era collegato via Skype. C'è un'associazione di categoria per i fotografi oppure no? Nella zona assolutamente no. A livello nazionale? A livello nazionale non c'è un'associazione nazionale, ci sono diverse associazioni che ci possono rappresentare, però non c'è assolutamente nulla di ufficiale che ci unifica praticamente. Senti Paolo, io farei vedere a chi ci segue sul canale 10 del Digitale Terrestre per il Molise, ma ci potete seguire anche via streaming, e lo fanno in molti, al sito www.teleregionemolise.it. Farei vedere una clip che abbiamo realizzato con delle foto che mi hai inviato, poi vedremo anche altre foto, poi ripeto, ci raggiungerà in corsa la cestista Gaia Gorini. Spero di non incontrarla, se no... No, è certo che la incontrerai perché sarete per un po' assieme in studio. Ah, bellissimo. Però ecco, ho scelto per questa clip Leonard Cohen, quindi bravissimo. So che ti piace molto, vediamo sì, la clip, molto. Poi torniamo in studio. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Didn't come to fool.
furia. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah. Allora, abbiamo chiuso con i Zampognari, visto il periodo, però diciamo che anche la musica, il brano Paolo è adatto al periodo. Complimenti, bellissimi scatti sia di Campobasso, che riguardano anche il lockdown, e sia Scampia, insomma la Campania, la Puglia, abbiamo visto diverse località. Qual è il segreto, Paolo, per fare una bella foto? Bella domanda. Nessun segreto, cioè va in giro, cioè il bello lo abbiamo intorno, quindi qual è il segreto? Bisogna guardare, cioè bisogna magari cercare di lasciarsi andare un po' dai pensieri che purtroppo spesso ci affliggono, guardare intorno. Poi ovviamente devi sapere usare la macchina fotografica, ma la tecnica basta un libro e la si impara. Il resto basta sapersi guardare bene intorno. Io però mi riferivo alle inquadrature, mi riferivo un po' alle angolazioni, ecco, occorre non fare foto banali secondo me, ma foto spontanee. Ogni foto poi è un piccolo ritratto, ecco, è una capacità innata o si può acquisire con una tecnica nel tempo, Paolo? Allora, tu hai anche insegnato, insegni, sì, se parliamo di il mero ritratto fotografico, quello lo impariamo a gestire le luci, impariamo i tagli, eccetera, quindi voglio dire, qualsiasi persona può fare un ritratto. Fare la fotografia invece, magari, diciamo la fotografia per strada, quelle le foto che abbiamo visto dove magari è importante più cogliere il momento, l'attimo, lì occorre un po' più di predisposizione, ma ripeto, è semplice, cioè basta vedere, guardare, sapere che quel bambino starà correndo, sperando che corre giusto al centro della chiesa, così del muro della chiesa, così ti crea una certa simmetria di una situazione che già hai visto, poi a volte la fortuna ti aiuta, a volte no. Insomma. Beh, la fortuna fino a un certo punto, perché quella serie di anziani in fila orizzontale, no? Se uno li riprende così centralmente è un conto. Tu hai fatto vedere quell'immenso muro, dove era? Pesco Pennataro. Lì era Pesco Pennataro. Ecco, già una foto del genere è inusuale. Cioè, ma io guarda, non lo so, io stavo a Pesco Pennataro con la macchina fotografica, uè, guagliù, tanto sì. Queste persone qui in fila tutte così, io ci ho parlato, ho detto siete bellissimi. Sì, ma perché giro. Hai ripreso soprattutto perché il muro? Perché la composizione, cioè il senso, c'era questa fila di persone, c'era questa canala che scendeva lì e c'era tutto quel bianco intorno, cioè era era una cosa molto evidente su una cosa molto blanda. Allora mi hai risposto, dai, tu sei un artista e quindi il talento è innato. No, mi hai risposto perché... Fotografo di prego. No, dai, ogni foto è un'opera d'arte per me. Vabbè. E quindi a qualcuno non sarebbe venuto in mente, ecco, di riprendere per una grande percentuale dello scatto il muro e per una piccola percentuale dello scatto i soggetti. Vabbè, diciamo che comunque
tecnicamente tu non fai il fotografo, ecco, ok? Voglio dire, la gente che fa le foto magari ha un po' di più predisposizione nell'occhio su come comporre, è solo esperienza poi alla fine, esperienza. Senti, vero. Quella salita lì a Scampia sì. Sembrava quasi una foto scattata, no. Invece è naturale. Allora, ho visto ne avete messe due in sequenza e sono fatte allo stesso posto in due anni differenti. Lì praticamente c'è un centro sociale che organizza la parata di carnevale, che tutti prende e raccoglie i ragazzi per strada e fa questo corteo su nelle vele di Scampia, situazione molto particolare, posto molto particolare. E c'è questa chiesa dove ogni volta, sono già 4-5 volte che vado lì, che seguo l'evento, ogni volta ci sono bambini che corrono, che vanno, che giocano su questa parete che è a 45 gradi. Sono due volte che ho fortuna di fare foto abbastanza interessanti lì. Beh, fortuna, dai, sei bravo Paolo. Vabbè, da quanti anni? Se non c'erano i bambini non avrei, cioè la fortuna vabbè, che ci stava il tu bambino. Tu sei modesto, da quanti anni fai questa professione? Ma da quanti anni scatti foto, soprattutto allora, per passione, perché ti piace? Assolutamente, io ho iniziato sinceramente, la prima foto che ho fatto, che feci a mia madre e che poi mia madre rifece a me nello stesso momento, io avevo il grembiolino della scuola, delle elementari, quello bianco, e avevo la macchina fotografica del mio padre. Diciamo che ho iniziato nel 72, a me poi le mie scansioni fotografiche si alternano con gli eventi religiosi. Nel 72 la mia prima comunione, mio zio fotografo, mi ha regalato la mia prima macchina fotografica. 79 mia cresima, mio zio fotografo mi ha regalato la mia seconda macchina fotografica, e così via. Diciamo è andata un po' avanti e poi ovviamente è entrata la professione. La passione da sempre, diciamo dal 72, avevo 9 anni e avevo la mia macchina fotografica e mi divertivo a sperimentare, diciamo. Senti Paolo, abbiamo ascoltato durante la clip Leonard Cohen, tra l'altro una canzone molto bella che è adatta anche a questo periodo. Prima di far vedere un video, volevo chiederti, è un Natale sicuramente diverso dagli altri questo. Cosa ti senti di dire a chi ci ascolta? Molti si lamentano che non possono andare a sciare, molti si lamentano del cenone di Capodanno, del cenone di Natale, ma oggettivamente c'è un'emergenza, quindi io per quanto mi riguarda mi auguro che tutto questo finisca quanto prima. I cenoni, le feste possono aspettare, cioè qui dobbiamo sconfiggere, finché non arrivi questo vaccino, questo benedetto vaccino, dobbiamo sconfiggere il Covid, e credo che l'unica maniera nostra è quella di essere persone serie e responsabili. Magari riscoprendo anche il valore religioso di queste festività, no? Magari per chi crede, perché ultimamente c'è l'aspetto consumistico che ormai prevale da troppo tempo, secondo me. Me lo stai chiedendo? Sì, come no, lo dice a me. Purtroppo il Natale è vissuto sempre in una maniera... Io ho sempre odiato il Natale, ti dico la verità, perché vedere, detto sinceramente, il sorriso della gente, del dire quel buon Natale, come per dire oggi siamo bravi, domani un altro giorno, è una grande... Non mi piace molto, insomma, sinceramente. Ci vedi un po' di ipocrisia? Assolutamente sì. E devo dire che io con altre persone organizzavamo il 31 dicembre la festa, il cenone di Natale al mio studio per la gente che stava sola. Ed era una bella cosa, lo dico perché mi è successo a me di fare un Capodanno da solo ed è stato tristissimo. I Natali potevano essere sopportati, ma il Capodanno vedere gente brindare così è stato triste. E ovviamente adesso causa Covid non si può fare, però è stato sempre, abbiamo portato avanti questa cosa, diciamo che ci dispiace non poterlo fare quest'anno, anche se c'è crisi, anche se ci sono, purtroppo il distanziamento ci evita, perché comunque sia la spesa un po' di pasta, ecco, una carbonara, siamo partiti, abbiamo parlato stamattina, non si nega a nessuno. Temi culinari stamattina. Purtroppo veramente questo Natale ci ha resi un po' più tristi, sicuramente a tutti i più poveri, però
un po' più tristi. Dobbiamo cercare di stare con i più cari, con quelli che possiamo vedere, che ci consentono di vedere, e veramente pregare che tutto finisca quanto prima e che sia tutto un incubo passato. Certo, e usare ancora le dovute, dovute accorgimenti, perché non possiamo abbassare la guardia. Allora, da Leonard Cohen, la base musicale della Creep, con le bellissime foto scattate da Paolo Cardone. In questi giorni, Paolo, ricorrono i 50 anni dei Devils, che è un gruppo molisano di Campobasso, e l'Associazione Talenti Artisti Molisani, per ricordare insomma i 50 anni dei Devils, ha realizzato un video. Lo vediamo, poi torniamo in studio. Buon compleanno, Riflessa, 50 anni e non dimostrarli. E già, sono trascorsi già 50 anni da quando la band The Devils incise quel brano che ha fatto sognare e ballare intere generazioni. La band campobassana The Devils, o più semplicemente i Devils come tutti li chiamavano, nacque agli inizi degli anni 60, gli anni del boom economico e dei cambiamenti sociali, della libertà conquistata e della rivoluzione culturale. I Devils furono fondati da 5 amici: Arturo Troilo, voce e chitarra; Giuseppe De Vivo, per tutti Peppino, batterista; Ernesto D'Agostino, chitarrista; Mario Colitti e Rosario Pace, studenti che abitavano tutti nello stesso quartiere a Campobasso. Negli anni, però, il gruppo ebbe varie composizioni con musicisti che, per diverse ragioni, si alternarono. Nel 1969 la band si sciolse per poi ricomporsi con alcuni nuovi nomi proprio nel novembre 1970, quando fu composto il brano Riflessa. Furono 5 componenti che esattamente 50 anni fa riportarono in vita i Devils con entusiasmo e acclamati dal pubblico, dopo il grande successo conquistato negli anni precedenti. Pietro Armanetti divenne il cantante chitarrista, Peppino De Vivo voce e batteria, Paolo Amorosi pianista e tastierista, Angelo Struzzolino cantante e Gigi Pesce al basso. A fine novembre i Devils, così ricostituiti, registrarono a Napoli i 2 dischi che furono sul mercato discografico tra il 1970 e il 1971. Il primo con Sei scesa dal cielo, con retro graziosa Butterfly, e il secondo con i brani Il buio intorno a noi e il retro Riflessa, la canzone che ancora oggi è ricordata da tanti appassionati ed ammiratrici. Un periodo ricco di avventure per i giovani musicisti campobassani che con la propria musica animarono non solo le piazze e locali molisani, ma anche tante città italiane da nord a sud, richiesti ed apprezzati ovunque. Un periodo bello e pieno di emozioni, come sottolinea Gigi Pesce, che ricorda quegli anni con ottimismo e con piacere, come se il tempo si fosse fermato. Eppure è passato mezzo secolo. E allora buon compleanno alla canzone Riflessa, la più gettonata, forse perché la più orecchiabile, quella maggiormente ascoltata nelle radio libere molisane. Il 1970 viene ricordato da tutti i fan dei Devils come l'anno di Riflessa. 50 anni fa, il momento bello che oggi anche i nostri genitori, cresciuti in quel periodo così fecondo, ricordano con un sorriso sulle labbra e uno nel cuore. Riflessa in un bicchiere di gin, nelle luci di un bar pieno di fumo. Benissimo, e abbiamo ricordato con questo video anche The Devils. Ci ha raggiunti Gaia Gorini. Maddalena non lo dico, dai, mi piace più Gaia. Buonasera. Anche se all'anagrafe sei Maddalena Gaia Gorini. Sì. Grazie Gaia. Buonasera. Play guardia della Molisana Magnolia Campobasso. Paolo, formazione di basket femminile di serie A1. Paolo,
vi presento, è un grande fotografo. Gaia ha perso già la clip, poi magari vedremo altre tue foto che hai scattato all'estero, Paolo. Gaia, allora, siete pronte per tornare a giocare alla Molisana Arena, insomma, contro San Martino dei Lupari? Sì, assolutamente. Poi diciamo che giocare in casa per noi è un valore aggiunto. Purtroppo senza pubblico. Ecco, l'unica nota negativa è il fatto che non c'è il pubblico, ma in realtà i nostri tifosi trovano sempre un modo per farci arrivare un messaggio, per farci arrivare la loro presenza. Quindi siamo contentissimi di tornare a giocare in casa, una partita impegnativa, però la stiamo preparando al meglio. Se giri su Google, su Wikipedia, eccetera, c'è solo play, però ovviamente vista la tua altezza sei guardia anche, quindi hai una certa versatilità, no? Ti sei ambientata in questa società, in questa squadra, nonostante sì, insomma, tutti i problemi legati ad un roster ancora molto ridotto? Sì, sicuramente in questo momento stiamo aspettando ancora il rientro di alcune compagne molto importanti. Devo dire che a livello di ambientamento è stato da subito, diciamo, semplice, nel senso che tutti quanti, sia i componenti dello staff che le mie compagne, si sono messe a disposizione per farmi subito entrare nel vivo della squadra e anche per riuscire a dare il mio contributo anche magari in dei ruoli che non usualmente ho giocato. Però diciamo che siamo tutte molto disponibili per cercare di far uscire fuori il meglio in qualsiasi situazione. Io non credo, Gaia, che tante squadre di A1 femminile possano contare su un pubblico, che ancora non vediamo perché naturalmente c'è il Covid, è così numeroso e anche caloroso, però credo che te ne abbiano parlato, no? Sì, devo dire che me lo ricordavo perché avevo avuto modo di venire a giocare un amichevole contro Campobasso e già in amichevole avevo riscontrato veramente qualcosa di speciale. Questo ricordo me lo sono portato dietro fino a quando, insomma, c'è stata la chiamata di Campobasso e è stato, diciamo, un valore aggiunto, se non dire addirittura qualcosa che mi ha fatto proprio scegliere di venire qui, perché sinceramente giocare con un pubblico caloroso e che veramente ci tiene alle ragazze è qualcosa per cui ti dà un motivo veramente forte per entrare in campo e dare tutto. Ecco, queste immagini, Gaia, si riferiscono all'ultima gara interna al Pala Unimol, Pala Silvapiana, la Molisana Arena. E che gara è stata invece quella contro Sesto San Giovanni? Secondo me, se insomma il coach avesse potuto contare su un roster più numeroso, insomma, sì, potevate giocare. Quello magari è sicuro, nel senso, penso che con il roster completo siamo che avete tenuto nonostante le assenze. Saremo veramente una squadra competitiva ad alti livelli. In questo momento però allo stesso tempo posso dire che anche rivedendo la partita e discutendone con lo staff abbiamo riscontrato il fatto che magari togliendo degli errori di distrazione, delle piccole cose, potevamo comunque portare a casa la partita. Quindi diciamo che allo stesso tempo cerchiamo anche di non guardare alle mancanze, ma di guardare anche a quelle piccole cose che possiamo migliorare e che magari ci permettono comunque di portare a casa la partita. Certo. Prima di tornare un attimo a Paolo, poi faremo vedere Paolo a Gaia qualche tua foto. Ti piace scattare foto, Gaia? Sì, non sono proprio capacissima, però la fotografia mi affascina molto, sì. Bene, bene, allora sono contento che ci sia Paolo Cardone, insomma. Gaia, volevo ripercorrere un attimo, visto che sei una delle ultime arrivate, per chi ci ascolta, sono tanti gli appassionati di sport e di basket in particolare che ci seguono il giovedì sera, un po' il tuo percorso prima di giungere a Campobasso. Tra l'altro hai vinto una Coppa Italia col Ragusa, hai fatto anche finali scudetto con Venezia, sei stata in nazionale, quindi nonostante la giovane età hai già una grande esperienza. Sì, devo dire
Diciamo che sono tanti anni che gioco in Serie A 1, da quando ho 17 anni, è stato il primo anno che ho lasciato casa, cioè Roma, e la mia famiglia per trasferirmi a Umbertide, dove ho, quindi sono approdata a 17 anni. Ho fatto anche l'ultimo anno di liceo lì e poi sono rimasta a Umbertide per 5 anni. È stato un percorso abbastanza lungo, molto intenso, perché diciamo che con Umbertide sono praticamente cresciuta a livello sportivo fino ad arrivare, diciamo, ad essere una giocatrice forgiata, ecco. Da lì l'ultimo anno poi sono andata, dopo 5 anni sono andata a Ragusa, che è stato, diciamo, quel passo in avanti rispetto a quello che Umbertide mi poteva dare, che è stato tantissimo, però diciamo Ragusa aveva, diciamo, altre prospettive, quelle di vincere uno scudetto, quello di arrivare fino in fondo. Diciamo che così è stato, gli anni a Ragusa, il primo anno è stato fantastico, abbiamo subito raggiunto la finale scudetto, tra l'altro perdendo a gara 5 con un canestro allo scadere di Chiccamacchi, quindi proprio è stato una cosa soffertissima. E poi l'anno dopo abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo fatto altre finali, insomma è stato tutto molto bello. Poi diciamo che il ciclo di Ragusa si è concluso e sono passata a Venezia, dove anche qui abbiamo disputato veramente grandi campionati. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo giocato il campionato di Eurolega, che è stata un'esperienza veramente incredibile. Cioè, il campionato di Eurolega a un livello altissimo e riuscire a confrontarsi veramente con il top, diciamo, del basket femminile è stato un'esperienza incredibile. Hai girato tanto, come giudichi questo nuovo impianto? Anche se ovviamente parlo della Molisana Arena, questo palazzetto, anche se è in fase di hai visto giorno dopo giorno, l'altra volta è stata allestita la sala stampa, quindi ci sono miglioramenti. Poi no, ci diceva il direttore generale l'altra volta, Rossella Ferro, che vuole portarlo a circa 1400 posti di capienza, insomma. No, secondo me il nostro palazzetto è veramente un bel palazzetto, poi tra l'altro ha le travi in legno, che cose che a me piacciono molto, bello, quindi bello. Mi sembra veramente una struttura molto elegante. In più so che, insomma, è tutta la struttura si sta cercando di ottimizzare di migliorare, tutto, certo. Con anche la saletta per il video, la sala stampa, ho visto all'interno che c'è un angolo bar, noi stiamo benissimo lì, insomma stiamo soltanto aspettando che possa tornare il pubblico. Speriamo presto, dai, speriamo presto. Hai mai fatto qualche foto ad avvenimenti sportivi, Paolo? Intanto Luigi, se ci fai vedere qualche foto che il nostro Paolo ci ha gentilmente, insomma, inviato. Le facevamo per conto di una società di pallavolo femminile sempre. Non ricordo quando, eravamo ragazzinissimi, giovanissimi, andavo in giro. Quindi con loro. All'inizio, insomma, hai scattato foto durante eventi sportivi. Sì, veramente abbiamo lavorato anche con Autosprint, la rivista di macchine. Noi eravamo delegati a fare le foto dei rally del centro sud Italia, poi portare le pellicole al treno a Termoli e partivano per Bologna. Noi non abbiamo mai visto il risultato, salvo nella rivista. Senti Paolo, però a schermo intero, ringrazio Luigi, così si vedono meglio, ci devi commentare un po' quello che vuoi. Qualche foto. Allora, questa dove l'hai scattata, Paolo? Questa è in Perù, verso il Titicaca, sì, era la classe... Avevi promesso di non dire parolacce, Paolo. No, scherzando. Qui si scherza, questa era la prima classe, il treno era quella dove magari potevi stare seduto e non avevi i piedi di quello dietro sulla spalla, insomma. Ed era la classe migliore, però era la situazione particolare, però in quei posti 11-12 ore di treno, di pullman, quindi hai da fare. Beh, avendo davanti questo bambino per 11-12 ore, l'ho un po' sfruttato, voglio dire. Vabbè, possiamo scorrere. Questa? Sì, questa è sulla 42esima a New York. Ah, New York. Sì.
Ovviamente periodo invernale, Paolo, perché... Non mi ricordo, questa anche solo quando tu... diciamo che ho vissuto là ininterrottamente per 3 anni. Sono manichini quelli, giusto? Sì, sì, manichini. Questi mi interessavano perché c'erano tutti questi manichini... Ti hai colto una passante al volo. Che, sì, bello il gioco di ombre. Lì non siamo a Campobasso, che prima che passa una persona... devi aspettare veramente le grazie di Dio. Lì siamo sulla 42esima Grand Central Terminal, anche se alle 11 di notte c'è un via vai con cui dire. Vivere in una grande città sei più fortunato da fotografo che vivere in una quindi città anche a Roma, Gaia, Paolo sarebbe più fortunato. Roma è la città più bella al mondo, c'è poco da fare. Vai Luigi, vai, scorriamo perché mi piace Paolo che commenta. Questa qui è l'Atlas, sempre a New York City. Diciamo l'Atlante con la St. Paul Cathedral che vediamo in alto e dietro il Rockefeller Center, dietro l'Atlas. È una visione un po' particolare della zona. Beh, molto abbiamo detto prima, non fai foto insomma banali. Sì, questo è un matrimonio fatto a New York. Bella, bella. Sì, questa. Sì, sì, belle situazioni. Poi Gaia, il bianco e il nero affascina, no? Sì. Possiamo andare avanti con le foto? Sempre New York, Brooklyn Bridge. Era un gioco di ombre questo, sì, no? Sì, qui ci sono tornato, dopo quei 3 anni continui, ho fatto un po' su e giù. Questo è sembra un disegno questo, Paolo, con quelle... Sì, 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 c'è l'ombra del passante. Bello, molto bello, del ciclista, no? Del ciclista, sì, sì. Bellissimo, anche il lampione. Ah. Questa qui è Coney Island, sempre New York, Brooklyn, dove il venerdì e sabato vanno giù gli ebrei, questi sono quelli più ortodossi, dove il massimo dello scoperto è quello, perché generalmente gli uomini anche, hanno anche il cappello in testa. La carovana dei mormoni, sì, mi sì. Ricorda questo. No, comunque belle situazioni, belle... poi per un provinciale come me, voglio dire, vivere là significa vedere tutto, insomma. Questa è a Chicago. È un getto d'acqua. Sì, sì, questa mi sono molto legato a questa cosa perché, ecco, questo è l'attimo che devi avere, certo. che ti deve capitare e devi avere la fortuna di bloccarlo. La bambina col braccio allungato, il bambino che corre e si trova nella stessa linea dell'acqua. Ma Paolo, com'è cambiata la foto dal negativo al digitale? No, non è cambiato, no. Diciamo che ci sono un sacco di fotografi in più, è cresciuta molto di più la presunzione e l'ignoranza. Ormai col cellulare purtroppo si scattano foto di continuo. Quella è la cosa, che si scatta senza sapere come, si fanno magari anche belle foto senza sapere come. Certo. Però la fotografia è ben altro, con i Island sempre. Ecco, magari anche mettere pochi elementi insieme. Beh, qui ce ne sono due di elementi, tre se sì, vogliamo, sì, sì. Tre, ho il capito. Cielo, sì, sì, sì. Gli uccelli. Però se questo. Stavi là in quel momento, quel giorno là, era di una depressione incredibile. Ma tu hai colto l'attimo, ci vuole. Che cos'è quella costruzione, Paolo? Credo che sia una giostra vecchia, me lo sono sempre giostra. Chiesto, sì, è in disuso ovviamente, credo. Bella, bella. Questo sembra il dia Coney Island, questo ragazzo che stava lì seduto con questa maschera, una situazione abbastanza... irreale. Aveva uno skateboard, mi sembra. Aveva uno skate, sì. Ecco, la cosa bella di New York poi è fotografare, la gente non ti chiede niente perché sei libero di fare quel che vuoi. E non si arrabbiano, diciamo. Prego? Non si arrabbiano se li fotografi. Non si possono arrabbiare. Io sono libero di fotografare chiunque. Anche perché sono con una macchina fotografica anche 20 centimetri al naso. Il problema è l'uso che se ne fa della fotografia. Ma finché io sto in una pubblica... in un pubblico spazio, quello che capita davanti, sono libero di fotografare. Al volo un commento, mentre continuano a scorrere, di Gaia su queste foto, Gaia. No, sono bellissime, davvero. Poi, effettivamente, la foto in bianco e nero mi appassiona molto. Eccola qui, è apparsa infatti quella a colore. Esatto. Sono sfortunata perché ne ho poche, per la verità, a colori. Qui sempre States. Sì, questo è dal Dumbo, Brooklyn, dal quartiere Dumbo a Brooklyn, dove si vede il Brooklyn Bridge e poi l'Empire State Building. Beh, questa è una foto, diciamo, che rappresenta un po' questa, sì, che questa è la caratteristica, diciamo, poi di alcune zone americane. Siamo, no? in una fascia ancora protetta, se no avrei detto sputtanata, voglio dire, nel senso che è una foto, un'immagine abbastanza usuale di New York. No, però sai, è la caratteristica anche di molti stati degli
Stati Uniti, chiedo scusa per il gioco di parole, qui? È vero, chiedo scusa per la parolaccia comunque. Dai, dai Paolo, figurati. Questo qui? È in Congo, sono stato lì 7 giorni per realizzare foto e video per conto di un'associazione fotografica, ne ho fatto un video per la RAI per donare con l'SMS per questo ONG. Sono stato lì. Anche qui è colto l'attimo, si vedono solo i piedi. Lì, sì, e... questo in particolare è un centro di raccolta di ragazzi per strada, è tenuto questa struttura dai salesiani, e è a diverse scuole, questa è una, poi altre strutture, ragazze violentate, ragazze 14enni madri, le trovavi. E poi, insomma, diverse, fanno belle cose, certo, devo dire. Scorriamo ancora, ah, bellissima questa. Sì. Sì, l'ho scoperto che il Congo praticamente è su vulcano, su lava, quindi trovare posti dove si coltiva è molto difficile. Però qui ovviamente tu stai raffigurando la povertà, no? Di molto no, zero. Questa è ricchezza, che povertà? Queste case sono state fatte dalla Chiesa, questa è ricchezza. Beh, in effetti se ci pensi Gaia, Sì, forse non so se in quell'ambito però, è ricchezza, nel quelli, senso. Quelle... delle capanne in paglia non te le ho mandate, cioè dove sta... No, quella è ricchezza Paolo, perché quelle raffigurano... Quelle, poi c'è anche la povertà, quella no, è ricchezza. Lo so. Questa è una scuola. Qui sempre in Congo, sempre no? Sempre in Congo, sì sì. Bellissima questa, guarda. Sì. Questa no, questa è in... Che poi la povertà si può coniugare con semplicità, no? Termine... Povertà e semplicità, no, povertà si coniuga con il cuore. Poi povertà di cosa, guarda. No? Perché esiste la povertà d'animo, la povertà. No, vabbè, stiamo entrando in un vicolo, non ne usciamo più, Gaia. Non quasi usciamo. Filosofico. Sì, sì, non ne stiamo no, più. No, qui non parliamo di povertà d'animo, parliamo di povertà di gente che non ha come mangiare, cioè voglio dire, certo. La povertà. Insomma. Certo, certo. Questo bambino, per esempio, quella che era appena andata via, questo bambino qui è Andahuaylas in Perù, questo bambino è arrivato alle 2 di notte da solo e ha dormito nella... Scusatemi, mi commuovo quando... Ha dormito praticamente nella piazza del paese alle 2 di notte perché doveva essere il primo ad andare al mercato per vendere. Questo bambino aveva 5 anni e mezzo. Ma tu come fai a sapere queste cose? Cioè te le ha raccontate lui? Ci hai parlato. E beh, vedere la mattina presto un cosetto che dormiva per terra, insomma. Quindi praticamente per non perdere il posto. Sì, per essere uno dei primi venditori. Pazzesco. Ma vallo a dire un ragazzino viziato di 5 anni che vive oggi. Sei particolarmente, diciamo, propenso a fare foto ai gabbiani, Paolo. Sì, qui a Hoboken, praticamente, dall'altra parte di New York, qui è già New Jersey, e lo skyline che si vede, il paesaggio che si vede in New York, in Manhattan. Sì, ci stavano queste cose qua, questi uccelli che sembra che stavano aspettando di essere fotografati, fermi, in balsamano. Purtroppo in Molise li vediamo nelle discariche adesso i gabbiani, sai? Beh sì, ma un po' tutto il mondo è così. Vabbè. Questo è Guatemala. Ah, bellissimo. Sì, ho fatto un bel giro a Messico e Guatemala in moto, è stato da solo ovviamente. Sai che è bello vedere acqua e monti così alti, vedi? Sì, quello è il lago, è il vulcano dell'Atitlán in Guatemala. Te lo stavo per chiedere, sembra un vulcano, sì, in effetti sì, è un vulcano. Vulcano. Sì. È un vulcano anche Gaia in campo. sì, questa invece... Sai che questa sembra un po' la foto tu prima, quando sei entrato qui nello studio, i vari corridoi, c'era quella foto di Sofia Loren, bella, sì. Bianco e nero, hai visto? Questa mi ricorda un po'. Sì. Questa è in Perù. E... Ma lì su che fa quello? Questa è una scuola di lancio della Marina Militare, no, è una scuola della Marina Militare del Perù, e in questo caso è una torretta di lancio, insomma. E che ci fa il soggetto in basso? Ho fatto le foto per un periodo vissuto a Lima. In Perù per un anno circa, ho fatto le foto per questa stilista peruviana che era stata vissuta a New York ed era a tema marinaro, quindi la fortuna di essere italiano, l'esterofilia come funziona qui in Italia funziona anche all'estero, il fatto di essere un fotografo italiano mi hanno aperto le porte e di usufruire di un sommergibile, di altre storie incredibili che
qui in Italia avrei sognato praticamente, e ho fatto le foto utilizzando anche questa torretta di lancio con Carmen, la ragazza sotto, e i paracadutisti che si lanciavano. Bella, bella. Vediamo un'altra, poi magari torniamo a Gaia. Questa è una fregata, stessa Caspita. Cosa, stesso servizio. Lei non è Carmen, ma non mi ricordo il nome. I marinai sono veri, sono... Certo, certo. Tutti... Beh, si vede anche dalla divisa, sì. Insomma. Londra. Londra, siamo in Gran Bretagna qui. Sì. Beh, Paolo ha girato tantissimo, eh. Prima no, ho detto allora... Gaia ha girato tanto, Paolo mi sa che di più. Ti supera Gaia. Beh, oggi, diciamo che anche il doppio dei suoi anni, il doppio e più, quindi voglio dire, avrà modo di girare. Sì, ho avuto la fortuna di girare e ho avuto anche la fortuna, visto che ci fermiamo su queste foto, di avere amici che ci invitano ogni anno, per esempio a Londra, e 3 giorni di vacanze insieme, tipo amici miei, atto 1, 2, 3. Questo è sempre Londra. Questo invece è un matrimonio che ho fatto a Londra. Sulle scale mobili. Sì. E di nuovo i gabbiani. Sì, fa. A me gli uccelli piacciono, guarda. Poi sono ma così. Poi i gabbiani, dai, vedi quel bianco. Ma tutti gli uccelli, tutti volatili, guarda. Certo, certo. Sì, certo. Sì. Poi contrasta la natura con... Ah, questa sì. È stupenda. Ma come ha fatto... Ma è piccolissimo per riuscire, questo, Gaia, ad entrare in quel... Sì, questo è sempre in Congo, in quella struttura che vi dicevo dei bambini con mamme. Continui a non parlare di povertà, però. Belle scelte tu. E comunque, sì, si faceva il bagnetto là, io non lo so perché l'ho trovato così. Questo invece è a Montreal. Ah, in Canada. Sì, qui in Canada. Ci sei stato cosa... anche con il buon Peppe Perrino in Canada, no? No, in no. Canada no, con Peppe, lo saluto, con Peppe siamo stati in California. Ah, in California. Sì. No, questa è in Canada a meno 33 gradi. Qui? Allora... Ma al momento in cui scattavi questa foto? Sì, meno 33 gradi. Praticamente quel fumo è così denso perché era una cosa, cioè, incredibile. Mai provato... Io ricordo un aneddoto che non mi vergogno a raccontare. Io misi le scarpe ad asciugare la sera in hotel sopra il termosifone, lì si vanno col vapore acqueo. La mattina ho trovato la para tutta squagliata, tutta sciolta. Ho dovuto ricomprare le scarpe perché lì il freddo è freddo e veramente i termosifoni ci si può cuocere sopra per come sono bollenti. Pazzesco. Sì. Guatemala, questo è Nebajes, praticamente il paese. Dove il paese natio di Rigoberta Menchú, che vinse il premio Nobel per la pace nel 92-93, credo. E io proprio l'anno successivo, lo stesso anno, andai perché volevo vedere il paese di Rigoberta Menchú, di questa donna campesino molto semplice che ha preso un premio molto ambito. E giustamente altra giusto. Modella? No, non è modella, è una sposa. Ah. È una sposa, che di mestiere fa la modella comunque. Hai visto? Però è una sposa. Sì, poi queste similitudini che a volte ti capitano e ti prendono, insomma. Bella, bella. Allora, stacchiamo un attimo, davvero complimenti. C'è un altro volatile, vedi Paolo? Sempre. Con questo cielo stupendo. Ma correva, se no la foto non valeva niente. Qui sempre Stitz, no? Sì, sulla 42esima, questo è Flatiron. Questo fu quando... C'è stato uno del, non so se era Katrina, sono stati 3 giorni a New York senza luce. Ma questo sembra quasi un disegno, vedi, dai colori. Sì, è molto particolare perché questa luce non c'è mai lì, non c'è luce niente. Ma era, diciamo, tramonto, no? È notte. Una lunga esposizione, era già notte, era già buio. Abbastanza buio. Caspita. Sì. Luce ambiente, qui è Parigi invece. Beh, Gaia, ha girato tantissimo, dai, mamma mia. Tantissimo, davvero. Bellissimo avere tutte queste foto, bella questa. Sì. Mi ricorda la giornata di oggi. Sì. Qui dov'è Paolo? New York, sì. Sempre New York. Sì, sempre New York. Questa è una foto, allora, io ci tengo molto a questa foto, per un semplice motivo, che praticamente... E ho fatto qualche mostra negli Stati Uniti e questa era la foto che vendevo di più. Dai capelli sembra Gaia che corre sull'acqua. Sì,
Questa era la foto che vendevo di più, praticamente. Poi gli americani, diciamo che lì ci tenevano, nel senso che tu dovevi andare a casa a portargli la stampa e ti facevano vedere se il posto dove dovevano metterla era quello giusto o meno. Insomma, quindi volevano dei consigli. No, ma la cosa bella, sai qual è? Che il titolo di questa foto era Upper West Side, Manhattan. Cioè, praticamente poi mi chiedono, senti, ma in questa zona, perché tutta gente poi là intorno a Central Park, dov'è che c'è questo lago? Io quando dicevo, dopo che ovviamente mi avevano già pagato, che quello non era un lago, ma questa è una pozzanghera, che mi ero appoggiato con la macchina al filo della pozzanghera. Bellissimo. Sì, sì, sì. Ho fregato un sacco di americani. Bello, bello. Questa non è una pozzanghera. No, no, questo è l'Hudson. È una lunga esposizione sull'Hudson. E di fronte c'è New Jersey. Belle foto, Paolo, complimenti. Grazie. Ci hai insegnato parecchio con questi scatti. Dai. Se tu vuoi intraprendere anche questo hobby, perché sì, chiaro, dovrei prendere qualche lezione. Lui ha anche insegnato. Mi facciamo, ora non si fa nulla, poi magari si vedrà. Adesso è fermo. Certo. Allora, prima di tornare al basket, c'è l'UNICEF che ci ricorda l'utilizzo corretto della mascherina. Vediamolo insieme di nuovo, è importante riproporre in questo periodo particolare alcuni accorgimenti che dobbiamo adottare, alcune precauzioni. Importante, insomma, l'utilizzo corretto della mascherina. Gaia, San Martino dei Luperi ha i vostri stessi punti, 6 in classifica. Magari se facciamo vedere anche un attimo di nuovo qualche immagine con Bologna, come state preparando, insomma, questa gara interna? Stiamo preparando con, diciamo, l'attenzione ai dettagli, perché comunque sono una squadra che ha delle giocatrici esperte e quindi sicuramente cercheranno di fare meno distrazioni possibili, di magari rubare qualche canestro, e questo è importante per, come dicevamo prima, per non cadere in cose che si possono comunque evitare e cercare quindi di portare a casa la partita. Con questo, insomma, gruppo ancora privo di alcuni elementi, è una gara alla vostra portata, Gaia? Sì, penso sia una gara alla nostra portata e penso che siamo molto, molto cariche per questa partita, perché vogliamo, insomma, tornare a vincere sul nostro campo dopo, insomma, la sconfitta contro la Virtus Bologna di due settimane fa. Hai qualche novità per quanto riguarda le infortunate, o soprattutto mi riferisco a Julie, a Samantha? Sì, stanno... Vabbè, lo diciamo per chi ci ascolta, Julie Voita, Samantha Ostaio. Io mi dimentico che poi qui non tutti, insomma, sono appassionati di basket. Julie, sì, Voita e Samantha Ostarello, ovviamente. Fortunatamente stanno rimettendosi, diciamo, in carreggiata, nel senso che stanno molto meglio, si stanno già allenando, già si stanno preparando per rientrare in campo. Penso abbastanza che il loro rientro sia abbastanza vicino, fortunatamente, perché sicuramente la loro assenza si è fatta sentire. Certo, e ha condizionato un po' anche gli allenamenti, no? Sì, so che le giovani si sono aggregate
e sì, vi hanno dato una mano, dai. Sì, no, sicuramente le giovani hanno fatto del loro meglio per aiutarci, sicuramente anche noi magari ci siamo trovate un pochino a giocare in ruoli che in cui non abbiamo mai giocato, però diciamo che questo fa parte anche dell'essere una squadra, del provare a mettere qualcosa in più nei momenti di difficoltà. Anche se non è possibile insomma, assistere di persona alle vostre gare, perché si gioca a porte chiuse, lo ricordiamo, si gioca domenica alle 18, quindi magari chi non certo. viene, vabbè, noi della stampa abbiamo l'ingresso, però chi non viene vi può seguire sulla TV della Lega, oppure anche magari se non ha l'abbonamento. La società ha offerto, come sai, gli abbonamenti anche a questo modo di vedere le partite agli abbonati, però c'è anche poi il sito, no, della Lega Basket Femminile, sì, sul quale si seguono insomma, gli attimi della gara, anche se non in video. Quindi sei abbastanza fiduciosa, Gaia, per questa partita? Sì, togliamola abbastanza, sei sono fiduciosa. Mi piace Gaia, ma Paolo, perché è ottimista. Sì, no, mi piace innanzitutto perché è una ragazza, quindi ha tanta di quell'esperienza che mi spaventa. In che senso? Nel senso che è una ragazza che ha pochi anni, giovane, voglio dire, ha tanta di quell'esperienza. Ma anche come si esprime, ma sembra come, molto no, più ma come grande, parla, guarda. Come parla si vede che, a parte l'esperienza, l'amore per quello che sta facendo, quindi secondo me è una bella cosa. Grazie, un grande complimento. Eh beh, prima hai fatto tu i complimenti a Paolo per le foto e quindi è anche giusto che... No, ma non era recinto. Cioè no, non lo era so, lo so, ma io ti conosco da quanti anni, Paolo? Tu quello che non pensi non dici, giusto? Appunto. Quindi sono sinceri, Gaia. Sì, sì. Allora, siccome il tempo scorre, farei un ultimo giro con entrambi. Mm-hmm. E ovviamente Gaia si è aggregata in corsa. Ecco, Gaia, iniziamo da te. È un Natale particolare, ecco, abbiamo parlato di basket fino ad ora, volevo così che tu dicessi qualcosa per queste vacanze natalizie particolari, le prime sicuramente per tutti noi con la pandemia, speriamo anche le ultime. Sì, sicuramente diciamo si deve fare un po' di sacrificio perché sicuramente passare il Natale con un nucleo ristretto in famiglia non è semplice, non poter fare, diciamo, aggregare tutte le persone a cui vogliamo bene non è semplice. Quello che diciamo un pochino mi appartiene è il fatto che a volte, appunto guardando in maniera ottimistica, a volte quello a cui secondo me dobbiamo un pochino guardare è il fatto che di stare comunque vicino alle persone anche se non le possiamo avere vicine. La pallacanestro in questo sicuramente mi ha aiutato tanto, perché essendo sempre in giro d'inverno, d'estate, sicuramente non abbiamo, io come le mie colleghe, non abbiamo sempre vicino tutte le persone che vorremmo, e quindi diciamo il mio pensiero va al fatto che sicuramente di cercare di ritagliarci i momenti con la nostra famiglia e di ritagliarci magari il momento di avere un pensiero verso le persone a cui non possiamo stare vicino, sempre mantenendo sicuramente le precauzioni anche quando si esce in tutta la nostra vita quotidiana, perché sono fondamentali. Io ad esempio ho la mia nonnina a casa e noi siamo attentissimi, quindi... Quanti anni ha? 93. E quindi voglio dire, sicuramente passeremo il Natale insieme, però bisogna avere tanta attenzione, perché a volte magari noi più giovani pensiamo, vabbè, tanto anche se mi prendo il virus potrebbe essere una cosa non così grave, potrebbe, dico, perché poi non si sa, però l'importante secondo me è tantissimo proteggere le persone intorno a noi. Bello il messaggio, Paolo, che ha lanciato Gaia. Volevo chiudere anche con te, cosa ti senti dire? Intanto la nonna di Gaia ha più o meno l'età dei nostri genitori, quindi questo fa capire la differenza in questo roster televisivo. Sì, infatti. Bisogna stare attenti, perché effettivamente
anch'io come te abbiamo genitori ultra novantenni, per cui loro sono i primi esposti. Io sono abbastanza paranoico su questo, c'è mio figlio che lo è molto di più per la verità. Però, come ho detto prima, dobbiamo tenere Non duro. Sei paranoico, sei prudente, dai, usiamo questo termine. Sì, sì, sono prudente. Beh, ho visto che c'è gente più prudente di me, ho trovato gente che non va al bar per il problema magari che la tazzina chissà se è stata lavata bene. Ma purtroppo c'è anche troppa gente che non è affatto prudente, questo è il problema. Infatti. Si compensano un po' le cose, certo. Però bisogna, più prudenti si è, meglio è. Sicuramente. Contento di essere stato in un salotto sportivo. Lui ha messo nel post, vado a fare la palla in un programma, ma qui a parte che non si parla solo di sport, però palla intendevi come... No, come dimensioni mie, basso e largo. Io faccio il palo allora, scusami, della posta. No, facevo la palla perché voglio dire di sport... Ne capisco ben poco. Però Gaia si sta divertendo, dai. Non ti stai annoiando. Senti, io allora faccio a Gaia un grosso in bocca al lupo. Crepi, grazie. Per la gara di domenica contro San Martino dei Lupari, alla portata abbiamo detto. E un saluto anche alla tua famiglia che non è qui. Quindi, grazie mille davvero. Speriamo di insomma poter trascorrere l'ultimo Natale in emergenza. Questo ce lo auguriamo tutti. Grazie Gaia. Grazie a voi. Paolo, che dire? Grazie per essere stato qui, per averci fatto vedere queste bellissime foto. Io ringrazio anch'io Francesco, te, ringrazio Gaia e ringrazio ovviamente tutti e confidiamo tutti in un buon Natale. Certo, diverso, ma che magari ci fa riscoprire cose che un po' abbiamo accantonato, dai, mettiamola così. Sì. Allora, grazie a Gaia Gorini, a play guardia della Molisana Magnolia Campobasso, grazie di nuovo, in bocca al lupo per domenica, ore 18, la Molisana Arena contro San Martino dei Lupari, per arrivare a quota 8 in classifica. Sì, grazie mille, grazie bene, a voi. Bene, bene, e grazie al fotografo Paolo Cardone che spero possa tornare a fare il fotografo. Beh sì, io confido di farlo, voglio dire, nel senso... di fare il fotografo cerimonie, quello che dicevamo prima, sempre, sì, perché ora è tutto bloccato, parlo del tuo lavoro naturalmente, certo. Bene, grazie Paolo, piccola pausa e poi seconda parte di Molise Sport. Bene, seconda parte di Molise Sport, cambio degli ospiti, allora Eleonora Petti, ciao. Buonasera Eleonora, a tutti. Grazie, pianista, compositrice. E grazie per essere di nuovo qui. Grazie a te Franco. Grazie. E grazie a Carmen Buonviaggio, campionessa di tennis tavolo. Grazie Carmen, giocatrice ma poi anche allenatrice, ne parleremo. Sì. Allora, Eleonora, periodo particolare per chi è nel campo della musica, dello spettacolo, periodo particolare che purtroppo prosegue. Un periodo terribile per chi lavora nell'intrattenimento in generale. In realtà siamo praticamente fermi, non abbiamo più occasioni né per esibirci né per poter assistere o dar vita a uno spettacolo teatrale, nulla. Purtroppo credo che ci vorrà un po', un paio d'anni forse, perché l'intrattenimento si riprenda. Tu che dici Carmen su questo argomento? Purtroppo è la questione. Mi coinvolgo entrambe nei vari discorsi. Certamente. Il virus blocca tutti, anche nel nostro sport noi siamo fermi da febbraio, abbiamo ricominciato solo a fare gli allenamenti. Dovevano partire i campionati a novembre e si sono fermati tutti. Quindi non ci voleva questa pandemia davvero per tutti questi settori. Visto che è arrivato il vaccino in Inghilterra, fanno loro da promotori. Loro anche in Russia, non scherzano. Però quello della Pfizer che arriverà in Inghilterra dalla settimana prossima già sarà utile per tutti. Certo, dobbiamo stare attenti, Eleonora, a parlare con lei perché essendo nel campo medico, quindi bisogna... Esperta. Sì, è più esperta di noi, ovviamente. Vabbè, no? Qualcosina. Beh, dai, non essere modesta. Allora, innanzitutto, se ti dico in my mind, tu che rispondi? Rispondo in the frame.
e vediamo questo video, dai, così dopo ne parliamo. Assolutamente. Vediamo, sì, il video. Lights in my sun.
Beh, complimenti a questa band, tutti i ragazzi molisani, all in the frame. Sì, all in the frame, sono tutti ragazzi molisani e sono attivi da tantissimo tempo, dal 2013 per esattezza, e andavano scoperti perché hanno una grandissima voglia di fare e questa cosa è veramente fuori dal comune probabilmente nelle nostre piccole realtà. Devo ammettere, sia io, anche tu Carmen, non conoscevi questo gruppo? No, io l'ho visto girare su Facebook. Ti sottovaluto come esperta musicale, vedi? No, io un pochettino di musica mastico e poi è un genere che mi piace. Com'è nata, Leonora, l'idea, tu collabori con loro, com'è nata l'idea di questa band? Allora, loro esistevano già nel momento in cui io sono arrivata. Loro hanno cominciato nel 2013, noi lavoriamo insieme da un paio di anni, quindi la proporzione è bella ampia. Diciamo che mi è capitato per caso di ascoltare il loro album su YouTube e sono rimasta colpita perché era veramente un prodotto ottimo ed era poco valorizzato, un pochettino probabilmente a causa della nostra scarsa cultura musicale che abbiamo, ma non soltanto qui molise, in Italia in generale, è un genere che è sempre mal visto, mettiamola così. E quindi abbiamo deciso di dare inizio a un percorso insieme perché anch'io il gruppo, anch'io mi muovevo su quelle sonorità e insomma lavorare insieme può portare a un risultato maggiore rispetto al doversi fare la guerra perché gli spazi per farsi notare sono pochi. Una collaborazione è sempre utile. Fantastica. L'unione fa la forza. Brava Eleonora. Senti, girato a Molise e Campobasso? Girato a Campobasso e nella loro sala prove. E questo è stato il primo lavoro che abbiamo realizzato in collaborazione. Prima parlavamo durante Carmen, mentre andava il video, del genere, no? Heavy metal, cioè un genere, diciamo. È un genere abbastanza pesante. Fatto di chitarre. Non puoi ballare un lento su questo brano. Non puoi ballare un lento. È un hard rock, è difficile ballare il lento. No, è chiaro. Ma diciamo che è difficile anche poterlo ascoltare per radio perché non è alla portata di tutti, insomma, è un genere per amatori, per appassionati. Ma tutti i generi sono per appassionati, dai, se vogliamo. Sì, però ci sono delle melodie, delle musicalità che sono più adatte anche a un ascolto. Sì, capisco quello che vuoi dire, perché tipo a me piace molto il country ed è un genere particolare, sì, che non tutti apprezzano, quindi sì, è un genere. Giusto, Carmen? No, il country è bello. No, dicevo, però il bluegrass, non so se lo conoscete, il bluegrass, fatto di banjo, violino, sì, è un genere di nicchia, se vogliamo, a me piace tantissimo, capito? Quindi io ho avuto il piacere di vedere un paio di concerti del genere negli Stati Uniti, il bluegrass? Sì, a New York. Nitty Gritty Dirt Band, sì. Ricordo, ma guarda. Beh, io ero in radio, TRC Radio, Teleradio Campobasso, quindi facevamo dei programmi di country music, quindi ovviamente Eleonora non era nata. Probabilmente no. Erano gli anni Ottanta. Certo. E lo sai che avevo dimenticato che l'ultima volta insieme in questo studio. Infatti, ci siamo ritrovate. Caso voluto, dai, mi fa piacere, ne sono contento. Come va il ping pong? So che ti arrabbi se lo chiamo così, però dai. No, sai perché ormai dico anche ping pong oltre che tennis tavolo? Perché molti lo conoscono come ping pong. Sì. Ping pong è fermo, siamo fermi, siamo in attesa, purtroppo ci siamo potuti allenare finché sono arrivati i ragazzi dalla Campania, adesso essendo la Campania Regione Rossa ci siamo fermati come allenamento. Certo. Mi dispiace perché quest'anno era un anno che iniziava con più grinda, perché ci siamo fermati a febbraio. I presupposti per... Sì. Abbiamo rispettato tutti i protocolli perché logicamente la federazione ci aveva imposto dei protocolli molto rigidi sia per ricominciare sia per sanificare gli ambienti e altro, quindi il dispiacere è stato questo, cioè di bloccare lo sport nonostante ci abbiano imposto delle regole molto rigide, per cui molte società hanno fatto anche delle spese economiche per comprare l'attrezzatura, per sanificare il tutto e poi d'improvviso è stato chiuso. La mia polemica è
che nel mondo dello sport sì, ci sono stati positivi, però grossi problemi non ce ne sono stati, quindi questa serrata nei confronti dello sport personalmente non mi è piaciuta molto e non si sa quando riapriamo. Non sei la sola, Carmen, perché, non sei la sola. Hanno detto forse a gennaio, dipende come passa quest'ondata. Dipende dalla curva epidemiologica. E diciamo che io per rimanere attiva mi sto seguendo, anzi mi sono iscritta al corso da allenatrice. Me lo accennavi, però vorrei che parlassi anche di questo perché è importante. Dai, intanto invitiamo, tu sai che io do spazio a tutte le discipline, no? Anche extrasportive, ed è bello per questo, però invitiamo anche i ragazzi a praticare il tennis tavolo, dai. È la cosa più bella che in questi giorni sto seguendo online il corso da allenatore, che è il secondo step per poter diventare anche un allenatore che va alle Olimpiadi, anche per aggiornarmi, perché logicamente stare fermi nell'ambito della pratica dello sport, andare nelle palestre in un certo senso ti fa perdere il mordente. Questo lo puoi fare anche online, quindi. Sì, però io penso che col tempo che passa anche i ragazzi si allontanano dallo sport, perdere un anno di sport per loro è tanto, non tanto per classifiche altro, proprio per voglia, per motivazione. Io ho sentito ieri uno dei ragazzi, per avvisarlo che oggi ero in trasmissione, e dice: mi manca tantissimo giocare. Vai, parla e di che se possono i nostri politici ci dovrebbero far tornare almeno ad allenarci. Non diciamo i campionati, però chiudere tutto, evitare anche l'ingresso nelle palestre scolastiche. Questo è diventato veramente un modo di coercire tutta l'attività sportiva. Sono arrabbiata, però si poteva agire diversamente secondo me, perché ho visto quello che si è fatto nelle altre nazioni. Certo, è importante parlarne comunque, Carmen, è importante parlarne. La settimana scorsa normalmente in Cina si è svolto il campionato nazionale in Cina. Come mai la Cina è tornata normalmente con tutte le regole a giocare a un campionato sia maschile che femminile? Vogliamo parlare del PIL cinese? Vogliamo parlare del PIL cinese? No, io voglio parlare... No, per dirti, lì sono in fase... Tra l'altro hanno fatto il campionato cinese a una città che ha 20 km da Wuhan. Ci sono stati più di 400 atleti. Come mai lì sì e qui niente? E questo è una questione di organizzazione e tutto, forse è questo che in certo senso innervosisce noi sportivi. Diciamo che i cinesi sono più bravi di noi a rispettare gli asiatici, regole, in generale a rispettare le regole, Carmen, questo va detto. Devo dirti però che nel nostro sport tutti quanti hanno rispettato le regole e nonostante abbiamo rispettato le regole il virus è venuto da fuori. Ma non parlavo di sport, parlavo di gente in generale, non parlavo di sport, perché nelle palestre, nei centri le regole si rispettano, però nonostante questo le hanno chiuse ancora, quindi è un problema. Eleonora, prima di tornare con te a parlare di questi problemi in ambito anche della musica, dello spettacolo, ascoltiamo Pietro Mignogna, cosa ha da dirci e poi ne parliamo. Le scuole di musica, come del resto la totalità delle attività di istruzione, stanno cercando di tamponare al meglio questo periodo di stop forzato. La possibilità di porre rimedio con le videochiamate ci consente di mantenere i contatti con gli studenti e le famiglie. È un aspetto importante e positivo perché, per quanto possa sembrare flebile, riusciamo a dare continuità al rapporto insegnante-allievo. Purtroppo non possiamo applicare a tutti questa soluzione, poiché più sono piccoli gli allievi e più si riscontrano difficoltà in termini di comunicazione e interazione. E già in questo caso siamo di fronte a scelte sacrificanti. La principale conseguenza negativa però sulle scuole di musica resta sicuramente la mancanza di poter fare le lezioni di persona. Cosa significa? Nel nostro caso non abbiamo la possibilità di intervenire fianco a fianco sullo strumento. Quindi non abbiamo possibilità di mostrare dei passaggi tecnici in maniera più concreta e oculata. Non abbiamo possibilità di cogliere sfumature che magari caratterizzano un brano o una canzone. La tecnologia ci aiuta, certo. Nel nostro caso la nostra scuola si è organizzata prima attraverso un periodo di prova e poi ufficialmente con le videochiamate, ma la qualità spesso è inficiata dal fatto che poi siamo di fronte ad un gap tecnologico.
Faccio un esempio, l'ideale è che l'insegnante e lo studente abbiano i loro strumenti collegati a un PC tramite una scheda audio e un microfono, però questo nella maggior parte dei casi non è possibile perché spesso parliamo di studenti alle prime armi. Si ovvia perciò con le videochiamate, con i software più disparati, spesso di qualità audio e video scadente. Siamo di fronte ad evidenti momenti di latenza, che detto in parole povere si traduce in un ritardo fra i segnali in ingresso e quelli di uscita. Quindi faccio un esempio: può capitare che uno studente faccia un errore, l'insegnante cerca di fermarlo, ma lo studente lo saprà solo dopo qualche secondo, per cui c'è sempre quel momento in cui la comunicazione insomma, diventa un po' ritardata fra le parti. Nonostante ciò, preme sottolineare un aspetto positivo ed è quello che ci stiamo rendendo conto che nonostante ciò la passione non è diminuita né negli insegnanti e né negli allievi. Questo depone in favore di un eventuale rientro che noi ci auguriamo possa avvenire il più presto possibile. E quindi questo. Buona musica. Abbiamo ascoltato Pietro Mignogna, che dire? Che Beh, non fa dire? una grinza il suo discorso, dai. Questo video risale al periodo del lockdown, dove la situazione era nettamente peggiore. Ci lamentavamo un pochino del discorso didattica a distanza, che per fortuna adesso non è ancora arrivato, e speriamo non arriverà, insomma. Fare lezione di strumento a dei ragazzi attraverso uno schermo è qualcosa di impossibile. E, diciamo, abbiamo tamponato con i più grandi, cercando di avere un minimo di risultati, ma con i bambini no, è stato più deleterio che altro, insomma. Adesso, per fortuna, siamo ancora in sede, riusciamo a fare lezioni, anche perché noi svolgiamo le lezioni in maniera individuale, quindi con tutte quante le protezioni, tutte quante le attenzioni del caso, e speriamo di continuare così, insomma. Prima di vedere un altro video che anticipa un collegamento Skype, Carmen, Dimmi. del resto il tennis tavolo si gioca con grandi distanze, non Ma c'è. infatti noi seguendo i protocolli non avremmo avuto problemi perché il tavolo ci pone a Non è uno sport di contatto. il tavolo ci pone a 3 metri di distanza, quindi non c'è nessun contatto con l'avversario. Nelle regole praticamente rispetto sia alla sanificazione della pallina, sia alla sanificazione del tavolo, sia alla sanificazione della racchetta sono tutte rispettate, anche i corridoi di passaggio tra un tavolo e l'altro. La questione è questa, che bloccando tutti gli sport, anche il nostro sport è stato Beh, a bloccato. cascata è così. Devo dirti la verità, purtroppo è stato chiuso anche per quello che è successo nella mia squadra, perché la ragazza più piccola della mia squadra, che dovevamo fare la trasferta, ha preso il Covid dal papà medico, e quindi tutta la famiglia ha preso il Covid, anche la mamma, e quindi si poneva il dubbio di come andare, perché logicamente noi essendo uno sport minore non possiamo far fare agli atleti il tampone o altro, e quindi c'è stato questo problema. Poi doveva iniziare la Coppa Italia di A1 e mentre si stava facendo la Coppa Italia di A1 non si è disputata una partita tra Sicilia e Toscana perché uno dei giocatori toscani aveva la febbre. Quindi non si sono presentati tutta la squadra, hanno sospeso tutta la Coppa Italia e quindi hanno deciso di chiudere tutto il campionato. È questo che è successo. Questi due casi di Covid, fortunatamente senza problemi, ed è stato chiuso. Purtroppo, notizie di questi giorni, due amici un po' più grandicelli per il Covid ci hanno lasciato proprio ieri e Sì, l'altro ho visto ieri, i post. due colleghi campani. Giovani hanno preso il Covid, uno di Capua e uno di Cava dei Tirreni e non ci sono più. Ci dispiace perché non sono persone anziane, Ma però sono persone che sono stati tanti anni nel tennis come tavolo. mai? Non muoiono solo gli anziani, Carmen. Sono persone di 60 anni e purtroppo ad alcune persone ha preso in maniera violenta, Dipende dalla carica specialmente in virale. Campania. E purtroppo loro due non ci sono più. Dispiace perché logicamente sto guardando su Facebook che tantissimi colleghi sono stati contagiati e altro. E
tanti ce la stanno facendo e qualcuno purtroppo non ce la fa. E sono le notizie di tutti i giorni, certo, la realtà di oggi. Però dobbiamo essere ottimisti. Io penso, io ti dico la verità, qualche mese fa ho litigato con un pongista perché non credeva che si stavano facendo i vaccini. Mi sono letta tutte le varie cose e ho detto sicuramente arriverà, perché una validazione così alta farà in modo che tutti gli altri vaccini siano validi. Infatti stanno correndo, fortunatamente tutti i medici ci stanno lavorando. Secondo me per Pasqua già avremo tutti quanti il vaccino e quello dobbiamo fare. E non tutti si vaccineranno, sono convinto, perché ci sono molte persone restie. Il problema è solo uno. Tu lo faresti? Allora ti spiego, questi sono vaccini che agiscono sul sistema immunitario, quindi sulla catena del DNA. Molti hanno paura che dopo che si è fatto il vaccino di contrarre delle malattie autoimmuni. Io mi sono sempre vaccinata per l'influenza. Sono abituata ai vaccini. Il rischio che si corre nel prendere il Covid è maggiore di quello di vaccinarsi. Quindi tu lo farai? Sì, io sarò una delle prime, tu, così Eleonora, sarò tranquilla. Sei indecisa? Io sono indecisa, ma più che altro perché io non ho mai fatto un vaccino per l'influenza. E mi chiedo anche se effettivamente un vaccino basterà fare questo vaccino per la prima volta per poter cominciare ad avere una sorta di immunità. Vabbè, forse la sua giovane età, Carmen. No, il problema è un altro. Tra di noi ci sono tantissimi che sono asintomatici e non sanno che hanno gli anticorpi. E quindi il giovane tenderà a non vaccinarsi. È importante che gli over 50 si vaccinino, perché no, non per altro, perché per proteggere anche i familiari, perché gli over 50 di solito vivono anche con le persone più grandi, certo, e quello è il problema, certo, per tranquillità su questo conviene farlo. Certo. Da lunedì cominciano in Inghilterra 20 milioni di dosi a vaccinare tutti gli over 50. Da noi a fine gennaio, beh, speriamo bene, bene, guarda. Allora, un video preannuncia il prossimo collegamento Skype, si parla di tango, quindi vediamolo. Thank you.
Allora, bello questo brano. Fantastico, dicevo Carmen, il tango penso che sia uno degli aspetti del ballo che poi neanche preferisco. A farlo apposta, solo col piano, tu sei pianista, sì. Quindi Eleonora. Allora, abbiamo in collegamento Skype, ancora non li vedo però, tra un po' li vedremo, Zaira Raucci, eccolo qui. Allora, ecco il collegamento, Zaira Raucci, Dario Di Nunno, grazie, grazie a entrambi. Grazie a voi, buonasera. Bene, grazie, grazie. Maestri di tango argentino, abbiamo in studio Eleonora Petti, che è una pianista e compositrice, quindi ha apprezzato il brano solo piano per questo tango. Allora, Zaira e Dario, siete a livello di, ovviamente, di scuola, siete ancora fermi, giusto? Sì, al momento siamo ancora fermi, purtroppo, per questa pandemia che tutti conosciamo benissimo. Speriamo di poter ripartire presto con le lezioni, con i nostri allievi e di poter tornare alla vita di sempre. Ecco, Dario, che dici tu invece? Dico che purtroppo questa pandemia ha colpito tutto il mondo, specialmente della danza, il mondo degli artisti, dello spettacolo. E chiaramente ci limitiamo adesso a fare lezioni online, comunque a continuare a stare vicini ai nostri allievi di tutta Italia e continuiamo così. Ecco, tra l'altro voglio dire, come diceva Carmen, buon viaggio per il tennis tavolo, come diceva anche Eleonora, è un peccato, voi avete tantissimi appassionati che vi seguono, ho visto Zaira e Dario anche sui social, perché tanti like, tanti commenti anche per quanto riguarda la vostra partecipazione qui stasera. E l'altra volta era solo Daria, qualcuno ha scritto finalmente insieme, quindi mi fa piacere anche questi commenti. E dai, è bello anche così, no? Sì, 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 assolutamente. Perché l'altra volta, come hai appena detto tu, sempre causa pandemia ero da sola, purtroppo non con Dario, adesso questa volta abbiamo la possibilità di essere presenti entrambe, ci fa molto molto piacere. E ecco. Siamo contenti dei like, contenti delle persone che ci seguono e contenti di poter dimostrare tutto l'amore per il tango che esiste in Italia. Si parla, ecco Carmen, di decreti ristoro, ma voi avete degli aiuti da parte dello Stato per quanto riguarda le scuole di tango, sì, sì, di danza? Sì, 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 grazie al ministro Spadafora, insomma, arrivano anche al nostro settore degli aiuti attraverso Sport e Salute. Ovviamente non riescono però a compensare totalmente quelle che sono le perdite, no? È chiaro, questo è chiarissimo, però il periodo è abbastanza duro per tutti, quindi noi non ce la sentiamo né di lamentarci. Il nostro video è stato fatto in realtà per altri obiettivi, da un'idea su proposta di Michele Falcione, che è il presidente dell'Associazione Talenti Artisti Molisani. Lui sempre ci tiene in considerazione, c'è sempre vicino, ci ha chiesto questo video per mandare dei messaggi, no? E non, casualmente è stato realizzato il 25 novembre, che è la giornata contro la violenza sulle donne, quindi sono diversi gli aspetti che si nascondono dietro questo video che noi volevamo rappresentare. Uno, sicuramente quello più importante, è proprio questo, perché noi attraverso il tango lanciamo dei messaggi che sono sicuramente quello di rispetto, di abbraccio, di complicità, di passione, di corteggiamento nei confronti della ballerina, della donna. Quindi questo è sicuramente il messaggio principale. L'altro aspetto è sicuramente il brano scelto, che è un brano tutto italiano, perché è di un grande direttore d'orchestra, di un grande pianista, un grande musicista, che è Ezio Bosso, maestro Ezio Bosso, che purtroppo
ci ha lasciato da poco. Ci ha lasciato da poco. E l'altro messaggio è sicuramente un messaggio di speranza, visto anche il colore degli abiti, i petali, un messaggio di speranza che tutto possa tornare come prima. Volevo coinvolgere un attimo anche Eleonora e Carmen, il rapporto che hai Eleonora con il tango, ti piace questo? Tantissimo, penso che sia una delle cose più belle nel ballo, ma anche forse nella musica. E poi abbiamo ascoltato, sei pianista prima, abbiamo il brano. Ascoltato un bellissimo brano. Hai mai provato a fare qualche... Sì, ho cominciato con il tango, proprio le mie prime armi, è stata una delle prime cose che ho suonato. Mai ballato il tango? Ballato mai. Beh, sarebbe l'occasione giusta per... per imparare. Per incominciare, no? Per iniziare. Magari sì. Carmen, che diciamo? Io amo il tango, infatti dicevo a lei che in Spagna ho assistito a degli argentini che ballavano il tango in maniera veramente unica. Ho visto voi che siete veramente bravi. E poi guardavo il video, veramente i colori hanno colpito molto, si vedeva proprio la cosa importante del tango, la passione. È un ballo pieno di passione e di amore, secondo me. Uno dei più belli. In pochi metri quadrati, insomma. Anche se in pochi metri avete trasmesso un messaggio molto intenso. Beh, ma loro il messaggio che doveva arrivare era quello. È arrivato. Loro sono bravi e poi c'è molto affiatamento, no? Da quanti anni ballate insieme? Ma in realtà insieme da 14-15 anni. Sì. Pochissimo. Dai, è da tanto. Sì. E poi, come diceva Carmen, ti hanno colpito i colori, no? Sì, hanno scelto dei colori particolari, uno sfondo con quei petali a terra, un video di molto effetto. Poi anche l'argomento che avete scelto è molto importante, sono delle cose che puntano alla sensibilità umana. Ed è, secondo me, il ballo è uno di quegli strumenti che unisce le persone. Speriamo che si riprenda al più presto. Eleonora, si parla di questa giornata durante la quale, neanche a farla apposta, come diceva Dario, è stato girato questo video e c'è ancora tanto da fare per quanto riguarda questo tema, no? Io credo che questa problematica. Siamo appena all'inizio. C'è da fare, c'è da approfondire, ma soprattutto c'è da istruire. Perché purtroppo noi veniamo fuori da un'idea di relazione uomo-donna che vede sempre l'uomo un passo, un gradino più su, e purtroppo credo che sia un'eredità della famiglia patriarcale che noi ci portiamo dietro e che purtroppo non funziona più nel mondo attuale, perché si sta distorcendo il concetto. Certo. Non si può pensare di trattare un altro essere umano come una proprietà, come un oggetto, e quindi poi sfociare in tutte le vicende negative che ascoltiamo e che sentiamo tutti i giorni. Carmen. Tocchi un argomento per me molto delicato. Io penso che la donna non sia tutelata e quindi in qualsiasi aspetto non venga valorizzata. Ed ecco perché adesso viene trattata come un oggetto, e la cosa più grave che adesso si sta verificando sono tutti questi femminicidi, li vediamo in continuazione. Purtroppo sarà il Covid, saranno tante cose, però la violenza si scatena e si scatena contro gli esseri più deboli. Certo, tra l'altro volevo approfittare anche della presenza di Dario, anche per la sua professione. Ecco Dario. Come diceva Carmen, ma mi ha anticipato nella domanda, proprio in questo brutto periodo tra un lockdown totale ed uno parziale, insomma, ma con il lockdown i dati ci dicono che le violenze sono aumentate purtroppo. Purtroppo sì, quindi è chiaro che devono passare questi messaggi come il nostro, e noi ci tenevamo tanto a questo intervento qui oggi, perché è importante la diffusione dei messaggi chiari. Io credo che questo nostro messaggio sia arrivato e noi nella nostra scuola sono concetti che ribadiamo sempre.
perché il tanghiero, il ballerino di tango è concentrato sulla ballerina, quindi sulla donna, sulla dama, ma è concentrato in una forma positiva di massimo rispetto, di massima considerazione della ballerina. Loro vengono coccolate nel nostro abbraccio, quindi quella è la chiave del tango e noi è quello che trasmettiamo ai nostri allievi. Certo. Quindi penso che siano questi i messaggi positivi che devono passare, almeno per quanto riguarda la danza sportiva, in particolare il tango. No, no, ma è quello che c'è nel tango, nella vita reale di tutti i giorni, poi alla fine. No, è così. Però, ecco, Zaira, Dario, prima di chiudere questo collegamento, e vi ringrazio ancora, vorrei che parlammo un attimino, vorrei parlare ancora di tango, no? Sì. Ecco, sono tanti gli appassionati, a parte prima scherzavo, ma poi fino a un certo punto scherzavo, perché anche dai social si vede quante persone seguono una determinata coppia come è la loro affiatata nel tango oppure altre cose. Per invogliare ancora di più ragazzi la gente e gli appassionati a ballare il tango, insomma, perché magari anche a me piace, no? Anche ad Eleonora, però io mi vergogno a ballare, per esempio, quindi questo è un problema forse che hanno parecchi. Sì, l'approccio iniziale con il ballo a 360 gradi, insomma, è sempre un po' difficoltoso. Il tango, oggi ballare tango, io dico sempre che ballare tango oggi è come toccare il cielo con un dito. È chiaro che è una disciplina complessa, perché noi è in continua evoluzione, quindi studiamo il tango, studiamo l'equilibrio, studiamo il respiro, studiamo l'abbraccio, studiamo la musicalità. E non è semplice, perché è chiaro che non è semplice, però voglio dire, volere e potere, se decide di imparare il tango, lo impara, quindi lo devi vivere come una scelta di vita. Noi ci sentiamo tanghieri sempre, da quando ci svegliamo la mattina, dall'atteggiamento, dalla postura, è uno stile di vita, quindi se tu dai la possibilità dal tango di entrare dentro di te, il tango ti viene a trovare. E quando lo scopri ti senti realizzato, ti senti un'altra persona. È chiaro che si avvicina al tango anche una cultura musicale diversa, un pochettino più elevata forse, perché le orchestre, a differenza di altre discipline della danza sportiva, dove musicalmente scendono meglio all'orecchio, col tango l'orchestra insomma è un pochettino più difficoltoso. Però noi ci crediamo, spingiamo tanto per il settore tango, anche se balliamo e insegniamo tutte le altre discipline della danza sportiva, però è da tanti anni ormai che spingiamo sul tango, perché il Molise deve crescere. È stata una delle ultime regioni d'Italia a partire col tango, ormai il tango si balla ovunque, in tutto il mondo, quindi stiamo lavorando a fine di dare il giusto risalto anche al Molise. Zaira? Sì, io penso, cioè, ovviamente penso le stesse cose che pensa Dario, penso che ci voglia un approccio iniziale comunque di passione alla musicalità, come diceva Dario, però io penso anche che dipenda dal modo in cui ci si entra, quindi anche dagli insegnanti, dal modo di rapportarsi sia agli insegnanti di tango come al tango stesso. Secondo me è vincente anche il fatto di che noi non ci sentiamo, tra virgolette, gli insegnanti, ma cerchiamo sempre di accompagnare le persone nello studio del tango, a stargli vicino, a supportarle, e quindi secondo me anche questo è fondamentale. Certo. Quindi cerchiamo di accompagnarli, come si suol dire, per mano in ogni singolo movimento, singola dinamica. Quindi non ti sentirai solo, vuol dire questo, sta dicendo questo. Certo, certo. Se partecipi non ti sentirai solo. Certo, certo. Va bene ragazzi, anche io vi ringrazio. Anche perché poi con noi nella nostra scuola, perché spesso si pensa al tango come coppia, invece nella nostra scuola ci sono anche molte persone singole che vengono a ballare il tango e si incontrano poi con altre persone, quindi c'è una socializzazione, uno scambio di idee, uno scambio di
di partner nel tango, ovviamente, quindi ci si abitua a ballare e a stare con tutti. Quindi oltre alla disciplina c'è anche tanta, tanta socializzazione all'interno del tango. Certo. Bene, allora vi ringrazio e in bocca al lupo. Dai, in bocca al lupo, auguri per tutto. Grazie, grazie a voi di cuore, grazie. Grazie, grazie. Ciao, ciao, salutiamo Zaira e Dario, grazie. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, però prima, siccome oggi è 3 dicembre, è la giornata internazionale per le persone che hanno disabilità. Se lo sai, io sono un tecnico paralimpico, ancora per la regione Molise. Quindi tocchi un argomento per me molto sensibile. Certo, è un giorno importante. Vediamo un brevissimo video, sì. Carmen, su questo argomento. Vediamo il video. Allora, sì, si parlava, Carmen, di questa giornata 3 dicembre internazionale delle persone con disabilità. Io sono stata a livello sportivo con il CIP, con il Comitato Internazionale Paralimpico, a contatto con tantissimi ragazzi molisani, anche di fuori Molise, a far praticare sport. Non solo il tennis tavolo, con loro ho fatto il tiro con l'arco, li ho portati in piscina, basket in carrozzina, nuoto, tante cose. Per me questa è una giornata speciale perché secondo me il Covid li ha penalizzati ancora di più. E forse è una delle categorie che dovrà nascere a nuova vita dopo il vaccino, perché loro sono i più penalizzati di tutti con questa pandemia. Eleonora, Carmen si illumina quando parla di questi argomenti, sì. Anche perché con tutti questi fili sembri un albero di Natale, Carmen. Dai. Dai, scherziamo. Qui lo sai, si scherza, no? Io poi se non faccio la battuta mi rimane qui. E poi non riesco a... No, l'importante è che non venga il tuo gatto nel mio albero. Porca miseria, guarda, pazzesco, veramente. Che tempi si prevedono secondo te per il tennis tavolo, ma vale anche per le altre discipline? Ma speriamo... Prima hai parlato di vaccini. Sì, speriamo al più presto, perché quest'anno ero molto motivata a iniziare un campionato a Napoli con la Stella del Sud, perché... Le mie due amiche coetanee sono state due campionesse europee, quindi anche se erano grandicelle d'età tutte e tre, puntavamo a fare un bel campionato di livello e insieme a un'altra ragazza piccolina, quindi per farle fare le prime esperienze. Speriamo di ricominciare. Quindi Carmen, buon viaggio non solo come giocatrice ma anche come allenatrice. Allora, sì, in seguito. Sì, cercheremo di finire questo corso, vogliono fare la pratica a fine febbraio, pandemia permettendo, perché oltre a seguire i corsi online dobbiamo fare alcune ore di pratica in palestra. Speriamo bene che tutto passi e si ricominci a vita normale. Certo, speriamo. Eleonora, tu, abbiamo parlato della band, abbiamo parlato dei problemi, insomma, invece che programmi hai per il futuro? Io al momento continuo con le mie lezioni di pianoforte, per fortuna in presenza. Continuerò a fare la musicista sperando di poter riprendere a suonare dal vivo al più presto. E nel frattempo mi sono rimessa a studiare. Senti, ma qual è l'approccio dei giovani di oggi per quanto riguarda verso la musica? La musica e soprattutto il piano, ecco. Ma diciamo che è uno strumento, diciamo, particolare. Diciamo che per quanto mi riguarda io sono sempre rimasta molto, molto contenta, perché chi decide di intraprendere il percorso alla fine lo fa con una grande passione, anche relativamente magari ad una giovane età. Diciamo che rispetto al passato è diventato più alla portata di tutti, quindi io inviterei chiunque voglia provare a farlo, perché suonare è uno stile di vita, come dicevano un po' i due ballerini. Però occorre fare tanti sacrifici, se uno vuole poi
andare avanti. Occorre fare tanti sacrifici, ma non necessariamente bisogna intraprendere un percorso accademico. Uno può decidere di imparare e farlo per passione, per hobby, come valore di sfogo, insomma ci sono tante modalità. L'importante è che c'è la passione comunque, sì. Perché se uno non ha la passione per il piano o per altri strumenti o per qualsiasi cosa, anche per il tennis tavolo, insomma. Vabbè, anch'io ho la passione per la musica. Anni fa raccontavo che suonavo anch'io, quindi la musica fa parte dell'essere artista. E lo studio è importante, fa bene in questo periodo a studiare perché si riempiono di più le giornate e con l'apprendimento sale anche il livello. Tu ti immagini, Leonora, vivere senza musica? Cosa sarebbe? No, onestamente non riesco a immaginarlo, anche perché io ho iniziato a suonare molto giovane, ormai è più della metà della mia vita che suono, quindi non ricordo neanche cosa facevo prima di cominciare a suonare. Vivere senza Inter? Non si vivere può. Senza Inter neanche. Non si può neanche senza Inter. Senza quest'anno... Sampo. Senza allenatore. No, non tocchiamo magari. Argomento no, Inter no, che non voglio. Mi voglio viene dire la gastrite. Una cosa, però, no, importante. Mi viene la gastrite, ragazzi. No, che due grandi calciatori amano il tennis tavolo. E ho pubblicato la foto di Maradona che si divertiva vero, a giocare al tennis vero, tavolo. Vero. E un altro che gioca ed è per poco non è diventato un grande giocatore di tennis tavolo, è Ronaldo. Infatti il suo più grande amico portoghese è uno dei migliori. Cristiano Ronaldo. Cristiano che parlando Ronaldo. Con due interisti, se tu dici Ronaldo, è vero. Noi immaginiamo Cristiano un altro Ronaldo, giusto, lo Juventino. Assolutamente sì. Il suo migliore amico è uno dei migliori giocatori portoghesi di tennis tavolo che gli ha insegnato a giocare. Certo. Infatti, sappilo, nell'ambito della Juventus per rilassarsi giocano a tennis tavolo. Non so. Però Pirlo non penso che glielo faccia fare. Non so fare. Cosa fanno quelli dell'Inter per rilassarsi, ma evidentemente lo fanno male perché i risultati non si vedono. Chiuderei però con un vostro messaggio per quanto riguarda questo Natale particolare. Prima Carmen. Natale particolare, sapere che tante persone non si possono ricongiungere, figli con genitori con anziani, ragazzi sì. che stanno insieme. Il mio messaggio è: vivetelo diversamente, ma vivetelo tenendoli sempre nel cuore, perché da qui non li toglierà nessuno. Quella è la cosa più importante. Bene, bello questo messaggio. Tu che dici, Eleonora, invece? Tu sei più giovane, insomma, cosa ti senti di dire? Io direi che chi vive veramente il senso del Natale non ha bisogno di tutte quante le cose accessorie di cui saremo privati quest'anno. Se uno comprende cos'è il Natale, allora può viverlo serenamente anche in queste condizioni che non sono le migliori. Lei è giovane, però dimostra saggezza. Ma no, è molto saggia come ragazza. Quindi... Grazie. Va bene, io vi ringrazio, spero intanto di riavervi presto e in bocca al lupo, insomma, a te Carmen, anche per io questa nuova. Io ti ringrazio dell'invito, è sempre un piacere essere la prossima volta qui. Però dobbiamo far vedere anche qualche video. Io te li ho mandati, prossima volta lo so. Mi prenderò un bel po' di devo materiale al buon, di livello. No, devo chiedere al buon Vincenzo Ciccone, che ringrazio perché no, collabora. No, ti fornirò io il materiale come si deve, le metterò da parte per te. Va bene, se me lo passi su Messenger non so trasferirlo. No, te lo passerò tutto sulla vendetta, così non ci saranno problemi. Allora, grazie a Carmen, buon viaggio. Grazie Carmen. Grazie a voi. E in bocca al lupo anche per questa nuova attività di allenatrice. Spero che vada bene e che si possa fare anche la pratica e acquisire il titolo. Adesso facciamo la teoria online, è una scommessa e la voglio giocare perché l'apprendimento per me è importante. Bocca al lupo. Grazie. Allora ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere questa band, è bello il video ma mi piace anche la musica. Io poi sono abbastanza versatile, quindi amo tutti i gusti musicali se sono fatti. Certo beh, Franco, modo. È importante tirare fuori un po' di Molise, certo. Perché noi in Molise abbiamo gli artisti, abbiamo i progetti, ma vengono sempre sottovalutati. Però sentire anche Carmen e chiudiamo, il messaggio di Eleonora che è giovane, visto che i giovani soffrono questo Natale 2020 perché non possono magari fare determinate cose, ecco, sentire lei che ha detto determinate cose, insomma, ci...
ci fa... Ci dovrebbe rincuorare. Esatto, sì. Ma lei è una saggia, io ritengo che... Lei è una delle poche sagge. Qualche altro ragazzo è un po' più sbizzarrito. Dovrebbero più somigliare molto di più a lei, ragazzi di oggi, secondo sì, me. Sì, infatti. Quindi è un complimento che ti stiamo facendo. Grazie. Anche a livello di tifo. Vabbè, lasciamo stare. Troppi juventini in giro. Allora, grazie a Carmen Buonviaggio. Grazie a voi. E grazie alla pianista e compositrice, e non solo, Eleonora Petti. Grazie Eleonora. Grazie Franco, grazie a tutti. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ricordo ancora che gli ultimi due giovedì del mese di dicembre anticipiamo a mercoledì sera alle 21, altrimenti andremo in onda vigilia di Natale e San Silvestro. Dunque anticipiamo a giovedì 23 e a giovedì 30. Per ora però ci vediamo giovedì prossimo 10 dicembre. Grazie, buon proseguimento.